Oh, hi bitches! Scusate il look, sembra che sono andata all'isola dei famosi, ma praticamente sto in pigiama e appunto, scusate il cerotto, ma praticamente mi stavo facendo la barba. Mi stavo facendo la barba e vi do un consiglio. Quando vi fate la barba, non pensate mai alle cose che vi danno fastidio, perché poi la fate con l'odio, nel senso la passate, la mettete troppo forte e vi tagliate. Scusate appunto in questo video se sarò così, ma appunto qua c'è un taglio e mi sembrava brutto farvelo vedere. In questo video, come avrete letto dal titolo, sentite questo rumore perché l'acqua sta bollendo. E appunto, in questo video, come avrete letto dal titolo, vi insegnerò come fare una pasta col burro perfetta. Allora, iniziamo. La cosa più importante, appunto, è far bollire l'acqua. Come vedete, sta bollendo. E mi raccomando, ragazzi, se siete minorenni, fatevi aiutare dai vostri genitori perché questa è la parte più difficile. Allora, ora, visto che l'acqua bolle, è il momento di mettere il sale grosso. Come vi ho detto, se siete minorenni state attenti perché l'acqua calda adesso può schizzare e può fare male. Adesso aggiungiamo un po' di sale grosso e ora scegliamo il nostro formato di pasta preferito. Allora, questa è la mia credenza. Come vedete, ho tanta pasta because I love pasta so fucking much. E scusate se non riesco a parlare perché è mattina, in verità è mezzogiorno, però ancora devo prendere il caffè e quindi ho un po' di sonno. Mi sento tipo un po' fatta. La cosa più bella adesso è decidere il tipo di pasta. Come vedete, io ho tanta pasta. Penso che andrò. Scusate ragazzi, le riprese. Penso che andrò con questa perché è da giorni che la sto adocchiando e con il burro è perfetta. Vi lascio un secondo da una parte perché appunto devo mettere la pasta nell'acqua, se no non cuciniamo mai. Sto anche facendo, scusate i rossori, appunto mi ho appena fatto la barba. Questi penso sono cotti, sto facendo anche i nuggets. Abbassiamo un po' because I love nuggets. Vi sistemo e ci risentiamo dopo, love you. Come vi ho detto, scusate la ripresa dal basso, mi aggiungo 10 kg. È ora di buttare la pasta, è al contrario. Diciamo che sta a voi, io la butto di solito tutta, così poi me la mangio nei giorni seguenti, oppure la do ai miei sugar daddy. Mi raccomando, state attenti, questa è la parte più difficile. Ok, adesso la nostra pasta è dentro. Ora che la pasta è dentro e dobbiamo aspettare 10 minuti, e io in questi 10 minuti mi faccio il caffè. Perché come ho detto, ragazzi, c'è un sonno della Madonna. Con la mia tazza preferita di Lupo Lucio, perché io amavo Lupo Lucio e da piccolo lo seguivo sempre. E adesso mi faccio una bella tazza del caffè. Ovviamente la macchinetta rosa perché io sono una bionda che conta. E niente, ragazzi, come vi ho detto, è sabato mattina, fa un freddo. Poi stiamo già ad aprile e io non me ne capacito perché ancora devo, come si dice, realizzare che è finito marzo. Perché ogni tanto dico, ah, ma siamo ancora a marzo, invece stiamo ad aprile. Fa un freddo della Madonna, Madonna, questa ragazzi, scusate che sono cessa oggi, ma normalizziamo appunto questa cosa che non sempre si è super gnocchi, nati per fare i soffoconi, però ci sono giorni come questi dove uno vuole solo dormire perché fa freddo e niente, c'è un sonno appunto che mi porta via. Scusate ragazzi, non so fare le riprese. Dovrei tipo appunto schiavizzare la mia cameriera a farmi riprendere, solo che dico Dio paraccia. Sto mettendo il caffè nel latte. Ah, che sonno, ragazzi. Infatti, scusate, come vi ho detto, la ripresa. Oggi sono cessa. Semmai appunto qualche ragazzo al quale piaccio guarderà questo video, sono anche questa. Però appunto quello che mi salva è che sono brava a fare i soffoconi, quindi almeno quello. Ciao, Tati. C'è il mio cane qua.
Vieni, Tati. La vedete? Guarda che ti do. Vieni. Niente, non vuole venire. Scusate appunto questo video che è un po' così casereccio, però come vi ho detto, praticamente era già passata una settimana che non facevo nuovi video. Ho detto addio paracci, vi sto lasciando una settimana senza video. E quindi in questo video vi insegnerò come fare una pasta col burro perfetta. Prendiamoci appunto il caffè insieme mentre aspettiamo che la pasta cuoce. Mi raccomando, tenete il tempo per me. Dovrebbero stare 8 minuti. Ok, come vi ho detto dovrebbe stare 8 minuti a cuocere. Io intanto vi lascio qua, prendo il caffè e arrivo. Oh mio Dio, anche mettere il treppiedi in modo stabile è di una complicatezza, ragazzi. Così, ok. Prendo il caffè e arrivo. Scusate il look. Che poi dovrei comprare appunto un treppiedi che mi valorizza, perché praticamente ce n'è uno piccolissimo che mi fa sembrare una balena, perché dipende sempre dal passo. Ok che sono una balena, però guardate questi pantaloni, che culo di mula che mi fanno. Sono contenta che questi capelli, cioè che questi pantaloni mi fanno un culo di mula stupendo. Scusate appunto la ripresa, che come ho detto la faccio sempre dal basso e sembra che ho 10 kg in più. Però appunto la cosa bella di cucinare è che mentre aspetti puoi fare quello che ti pare. Intanto che aspettiamo che l'acqua bolli o bolla, noi prendiamo appunto il caffè insieme. E la cosa bella appunto, come sapete io non sapevo cucinare. Ho visto questa ricetta, diciamo questa settimana, da Trisha Paitas e la voglio replicare. Perché è super facile e poi a me piace il burro. Non sono un fan del formaggio perché mi rimane nello stomaco per un sacco di tempo, però appunto questa ricetta è super facile e la pasta al burro è buonissima e io ve la straconsiglio, perché come sapete io ho cucinato, cioè ho imparato a cucinare la pasta durante la quarantena, durante marzo, e da quando ho imparato la mia vita è cambiata un sacco, perché prima mettevo appunto la pasta prima che l'acqua bolliva e non ci stavo tanto appresso. Voi come state? Io spero tutto bene. So che in questo video sono una cessa disumana, però ragazzi c'ho un sonno che mi porta via. Sai quando fai la pazza tutta la sera con il tuo sugar daddy e poi la mattina ne risenti? Penso di essere l'unica persona appunto che ha bisogno di dormire 12 ore al giorno per essere attiva, cioè io non so veramente la gente che dorme 5 ore come fa a vivere, perché io vi giuro, anche se ne dormo 12 ore al giorno e come sapete la giornata è 24 ore, ho sempre sonno. Ho fatto anche i nuggets di pesce, questi sono più healthy, sono già cotti e in caso ve li mostro, aspettate I'm a chef. Aia, brucia. Lasciamoli qua per un secondo così li vedete. Quindi il mio pranzo, come avete visto, saranno i nuggets di pesce e la pasta al burro che sta ancora cuocendo. E poi, come vi ho detto, io amavo TikTok perché mi dava tanta visibilità e come vi ho detto appunto nello scorso video, era la mia app preferita. Solo che da una settimana ogni volta che pubblico TikTok nessuno me li caga più. Mi fanno tipo... Per dirvi, sono passato ad avere... Oddio, scusate l'italiano, ad avere appunto 10.000 visualizzazioni a TikTok, ad averne 40. Quindi dicevo tipo, ok TikTok, you are playing a game che non mi piace. Scusate l'inglese, certe volte lo mixo. E stai giocando appunto, stai facendo un gioco che non mi piace. Quindi vi ho detto appunto, nello scorso video vi ho detto che era la mia app preferita, adesso la odio di nuovo. E appunto non è più divertente, finché appunto ti fa sentire rilevante e divertente, perché per dirvi
alcuni miei TikTok arrivavano a 1000 mi piace, quindi un po' ti senti una bitch rilevante, no? Poi quando, cioè, è difficile perché è come se la gente su TikTok ti mette like, però non è che poi ti segue e non è che poi sei rilevante. Cioè, è come se appunto diventi virale ma finisce là. Cioè, un po' come se i seguaci fossero finti, non so come dirvi. E niente, però per il resto spero tutto bene. E secondo voi da quanto sta cuocendo la pasta? La vado un secondo a controllare. Ok, è ancora dura. Se sentite sempre gli scricoli, non sono grassa, ma è la sedia che è arrugginita. Cioè, ad essermi ingrassata, mi sono ingrassata, perché tipo vedo video prima della quarantena, della prima quarantena ero super magra. E già là quando mi sedevo negli sgabelli li crepavo, li rompevo, quindi non voglio sapere ora quando mi siedo su uno sgabello cosa succederà. Guardate che doppiamento, che poi vi giuro, io ho sempre odiato gli sgabelli al bar perché li trovo super scomodi e non so la gente come fa a sedersi sugli sgabelli, perché sono scomodi e sempre paura di cadere, che si rompono. Cioè io preferisco una bella sedia che mi sorregge, che mi fa sentire apprezzato, appunto, è che io sono sicuro che non la sfondo. Perché una cosa super divertente che mi fa morire da ridere, una volta stavo con i miei amici, stavamo giocando a Cluedo, io stavo su una sedia di plastica e l'ho sfondata, per farvi capire quanto non ho trust, fiducia nelle sedie di plastica, perché si rompono subito, però che ci vuoi fare? E già al tempo ero molto più magro di come ero ora. Quindi se adesso io mi siedo su una sedia di plastica, so per certo che la sfonderei. Mi piace come questo video, da essere un video cooking, ha cambiato completamente direzione, però la cosa bella appunto è che la cosa bella di cucinare è che puoi parlare con tutti mentre aspetti, no? Ovviamente io vi consiglio di cucinare quando non avete fame, perché quando avete fame aspettare che il cibo si cucina è una tortura. Ci stanno tante cose che vi volevo dire, che poi ho scoperto su TikTok, nel senso ognuno è libero di fare ciò che vuole nella vita, io non sono nessuno per giudicare, nel senso se i genitori di questa ragazza sono contenti per lei e sono contento anch'io, perché alla fine non mi interessa. Però ho praticamente scoperto questa coppia di TikToker. Andiamo a mettere... Vi sposto perché praticamente secondo me la pasta fra un po' è cotta, quindi mettiamo il burro in un recipiente, adesso vi mostro. Oh hi bitches, scusate la ripresa tutta storta, la cucina che è un casino, però appunto scegliete un recipiente di vetro a vostro piacere, io scelgo questo. E poi ci mettete il burro. Allora, ovviamente il burro va a sentimento, in base appunto alle vostre emozioni e come vi sentite. Io vi consiglio, più siete tristi, più burro metteteci, così appunto siete più felici. Ah. Io oggi mi sento senza emozioni, quindi... penso che questo vada bene. Ora tagliate un po' sto panetto di burro, nel senso fatelo un po' più piccolo. Fate dei panetti più o meno da 10 grammi. Più o meno dovrebbe essere così la situazione. Adesso ricontrolliamo se la pasta è ancora un po' duretta, però secondo me a me piace al dente, perché come sapete io amo le cose dure, quindi ragazzi, le cose mosce lasciamole ad altre persone. Adesso aggiungiamoci un po' d'acqua di cottura, un po' alla volta ragazzi, cioè I'm a chef. Scusate la pancia e le tette ragazzi, ma come vi ho detto, forse l'ho messa troppa.
Mettete un po' d'acqua, poi nel senso poi vediamo come va. Scusate appunto le tette e la pancia, ma come vi ho detto uso dei cavalletti che non mi rendono giustizia, faccio riprese sempre dal basso e quindi sembro 10 kg più grassa. Ah, brucia. Adesso assaggiamo che la pasta è cotta. Due minutini e dovrebbe essere cotta. Questa è la situazione, poi dopo appena mettiamo la pasta e iniziamo a girare. Secondo me io ho messo troppa acqua, però la cosa bella appunto è che poi, cioè, nella cucina tutto lo scopri vivendo, capito? Non sai mai se hai fatto una cosa giusta o una cosa sbagliata. Ok, mi sono messo... ho messo troppa acqua, però ragazzi, speravo che poi esca una crema. Che poi una cosa che ho imparato sempre da Trisha. Scusate, non riesco a parlare. Metteteci un po' di pepe pure, perché cambia totalmente la situazione. Questa è noce moscata. Se vi piace, metteteci anche un po' di pepe, perché vi dà quella cosa in più. Io adesso non trovo il pepe. Cioè, io ho il coriandolo che non uso mai e non ho il pepe, ma com'è possibile? Metteteci un po' di pepe. Come si usa questa cosa? Amaro. Se riuscite, metteteci un po' di pepe. Ecco qua. Qua andate a ragione e a sentimento. Rispondi, baby, c'è tempo. Ah, che fatica la vita, com'è faticoso cucinare. Però adesso la situazione è questa. Come vedete ho messo un po' di pepe. La pasta secondo me è cotta, quindi adesso la scoliamo. Eccola la cucina. Qua state attenti, se siete minorenni fatevi aiutare sempre dai vostri genitori, perché questa, oltre appunto, è una delle parti più difficili nel fare la pasta. Mettete la pasta nel recipiente, controllate se l'avete messa tutta, ragazzi. Adesso la parte più divertente è... cerchiamo di fare appunto la cremina. Girate e girate appunto finché il burro non si scioglie. In inglese è tipo moisturizer, una roba del genere. In italiano non so la parola, però è tipo, è appunto amalgamare. Amalgamiamo appunto la pasta col burro, guardate il vapore. Che buon odore che esce, ragazzi. Nel senso, giriamo, giriamo finché non è tutto ben amalgamato. Io questa ricetta ve la straconsiglio, perché appunto è buonissima, è super facile, poi il burro dà quel tocco in più. Girate appunto finché non vedete una bella cremina. Poi andate a sentimento, magari se non la volete abbastanza cremosa ci aggiungete un altro goccino di acqua. E girate. Io alle elementari amavo la pasta al burro, quando la facevano alla mensa era la mia preferita. Solo che visto che era un po' una balena non mi facevano mai fare il bis, e stavo tipo, perché io la amo la pasta al burro? Ok, come vedete si sta formando la cremina. Ce la sentite dal rumore? E vedete che rispetto a prima è più cremosa? E adesso la assaggiate. Cioè, io la amo.
E adesso la parte più bella, ci mettete il formaggio sempre a sentimento. Cioè, a chi gli piace più formaggiosa, io ho già questo, ho già grattugiato, non odiatemi. La cosa bella del formaggio è che gli dà quella marcia in più. Non esagerate perché poi appunto leva la cremina. E come in tutto, cioè come nella vita è tutto un fatto di bilanci, no? Nel senso, non mettetelo troppo se non leva la cremina, ma neanche troppo poco perché poi non si sente. Ragazzi, c'è un odore, sembra di stare in paradiso. Già la puoi presa la forchetta, ok. Questo è col formaggio. Taste test. È una delle mie preferite questa pasta. Se volete magari ci mettete pure un po' più di pepe. Così è perfetta, ragazzi. Assaggiamo anche questi, i nuggets di pesce. E niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete altre ricette, tipo il pollo alla piastra di Elisabetta Canalis. O la pasta alla checca di Antonella Mosetti. Io vi saluto. Guardate la pasta. So good. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Love you, baci stellari.